Buonasera a tutti, qui dal Palla Santa Filomena di Chieti, ultima giornata del girone di andata, undicesima, di fronte la squadra ospitante del Civitella Color Max alla sinistra della nostra postazione contro l'Ital Service Pesaro, squadra vice capolista in coabitazione con l'Agusta in questo momento, 21 punti. Con l'Acqua e Sapone che è già anticipato, ha vinto oggi largamente sul campo della Lazio, quindi 28 punti l'Acqua e Sapone, già campione d'inverno da un turno, contro la vice capolista del tecnico Fulvio Colini che è in Abruzzo, praticamente di casa, squadra ospite maglia biancorossa che è arrivata in ritardo per problemi pazzeschi di traffico sull'autostrada del Sole. Il Civitella Color Max sulla nostra sinistra, come dicevamo, 8 punti, quart'ultimo posto in classifica, gara proibitiva per mister Saverio Palucci che al di là dell'organico ha anche tante defezioni, Dudu infortunato anche se in panchina, Dodò Correa che non c'è più, è passato a Città di Chieti in Serie B, poi lo squalificato Fabinho, l'altro squalificato Jelavic che comunque non sarà più in Italia perché è tornato in Croazia per motivi esclusivamente di lavoro, ha rinunciato a Marcelinho, anche a Mancuso, l'ultimo acquisto, il tecnico Colini che attende a metà febbraio il ritorno di Mauro Canal, il via da qualche istante, poi vi daremo l'elenco dei giocatori che sono in campo, adesso manovra per i locali Horvat, ancora per i locali Vitigno, cerca di sfondare Coco Smith, il capitano della squadra di Palucci, del capitano abruzzese che ha compiuto 34 anni appena 4 giorni fa, stesso giorno in cui è nato anche Mazzocchetti che però ne ha compiuti 31, il portiere della formazione del Civitella Color Max che adesso prova ad attaccare con Titon che si fa largo però è pronto a respingere, a allontanare Javer Salas, giocatore che conosciamo benissimo qui in Abruzzo per aver militato tanti anni a Pescara, ottimo giocatore Salas, il detto Ciolito come tutti sanno soprattutto da queste parti. Portiere Michele Miarelli al rinvio per un'altra vecchia conoscenza abruzzese, Borruto, già al Montesilvano poi passato al Pescara, giocatore assolutamente unico nel suo genere per la sua rapidità, Speedy Gonzalez non riuscirebbe a sorpassarlo, tanta la rapidità, giocatore bravissimo, 32 anni, Titi, così lo chiamano qui, Titi Borruto, giocatore davvero eccezionale, che è il capocannoniere di questo campionato con 16 reti, andiamo un po' a memoria, ma dovrebbe essere così, ha toccato palla un po' l'emblema del vecchio Pesaro, del presidente Pizza, cioè Tony Dandel che è anche capitano inevitabilmente, ma la squadra si è trasformata, è cambiata, rafforzato un organico eccellente di primissima qualità, poco fa abbiamo visto in azione conquistando il primo corner della partita un certo Pablo Taborda, tanta parte dell'Uparense, attenzione a Taborda, il tiro altissimo, diciamo tanta parte dell'ex purtroppo l'Uparense che non c'è più e questo è veramente un grosso dolore, il campionato che ha perso tanti pezzi, il caos ancora prima, il Pescara, la Luparense, l'Imola, insomma veramente falcidiato questo torneo di Serie A, speriamo che torni tutto nella normalità nella prossima stagione, intanto a partire dal numero delle squadre di un campionato che tra l'altro oggi diciamo così è passato in secondo piano per la novità in assoluto, come tanti sanno Alessio Musti, il nuovo allenatore CT, coadiuvato anche da Angelini, il famosissimo Ciccio Angelini, e naturalmente abbiamo un nuovo allenatore quindi al posto del professor Roberto Menichelli dopo 9 anni di presenza come CT della nazionale italiana, avrà altri incarichi ma non più quello di allenatore appunto della squadra azzurra. Ci prova Salas in velocità, rapidissimamente procede nell'azione per giustamente per la concessione del vantaggio, poi è stato, vediamo chi, a trattenere forse Titon, quindi ci aspettiamo anche forse giallo, l'arbitro lo ha graziato ma ha fischiato la punizione perché non si è concretizzato il vantaggio di poco fa. Salas su una rapidissima accelerazione che è tipica di questo giocatore che è estremamente importante,
Inter. Adesso arrivano anche alcuni tifosi del Pesaro che seguono da sempre la formazione marchigiana. Hanno avuto problemi anche loro di traffico sicuramente, ma attenzione a questa azione. Borruto viene anticipato provvidenzialmente da Titon, su cui si discuteva circa l'eventuale partenza. Ha avuto qualche approccio così così con l'allenatore, poi è stato tutto chiarito e lui ha deciso di rimanere qui. Uno dei giocatori, una delle pedine migliori del Civitella Cormax, che chiaramente non può avere e non ha l'organico della formazione di Colini, che sicuramente competerà. Attenzione a questo tiro ribattuto in qualche modo dalla difesa, in due tempi prende Mazzocchetti che rilancia. Dicevamo, squadra che sicuramente arriverà molto lontano per le potenzialità eccezionali. Qui fece un grandissimo primo tempo con questo palazzetto contro l'Acque Savoni Grosso, unico pareggio interno della squadra di Perez dopo un ottimo primo tempo. Poi nella ripresa uscì fuori uno straordinario Pesaro che giocò veramente molto bene, meritando il 3-3, se ricordiamo anche il risultato, comunque il pareggio, dimostrando di essere veramente una forza dirompente che ulteriormente rafforzata dall'arrivo dalla Maritima Augusta di Mancuso, che abbiamo citato poco fa, sente anche Padiglia Marcelinho, tanto tentativo di Titon, però viene anche deviato, quindi c'è il primo angolo anche per la squadra di casa. E poi abbiamo già accennato, ma lo sottolineiamo di nuovo, Mauro Canal pronto a rientro dopo la lunga squalifica. E credo che su Canal non ci sia proprio nulla da aggiungere, parla da sé, un nome che è una garanzia, l'ex nazionale italiano, tanti anni a Pescara, vinto tanti trofei anche prima con la Luparense, e poi Coco va a beccarsi inevitabilmente il cartellino giallo. Ancora per una fuga di Salas, molto simile alla precedente, solo sul fronte sinistro anziché destro. Gli arbitri, vi ricordo che sono Nicola Maria Manzione, tra i migliori fischietti italiani, di Salerno, insieme con Stefano Parrella di Cesena, Massimo Tiberio, il cronoman Terramano. Si riparte da questa punizione, quindi primo giallo del match. Certo, la squadra di Palusci è stata ulteriormente penalizzata dalle tante assenze, però ci sarà un esordio, quello di Misael. E l'ultimo arrivato dalla formazione della Lazio, che ha ulteriormente smobilitato in gran parte. Tanto pericolo sventato, ma attenzione, ruba palla Borruto con la sua rapidità, ci mette una pezza la difesa del Civitella Color Max, che però subisce una gran botta di Pablo Taborda, pronto sul palo giusto Piero Mazzocchetti. Pressing altissimo della squadra di Colini, frutta questo fallo laterale. Pesaro già molto pericoloso in due o tre circostanze. Chiaramente la squadra strafavorita in questo match, che non può trovare in opposizione una formazione che comunque sta facendo bene per quello che può, quindi merito sicuramente del tecnico Palusci, che ha contribuito a rendere i suoi tenaci, combattivi, aggressivi quello che deve fare una squadra che cerca la salvezza, possibilmente anche in anticipo. Oltretutto, a parte i quattro già citati, vi ricordo Dudu, Dodò, che no, non ci sarà più appunto, come Jelavic, che è tornato in Croazia, e Fabinho, ma anche, ma da tempo, due giocatori interessanti come Alessandro Romano, ex Rieti, da diversi mesi infortunato. Attenzione Salas che ruba palla, supera anche il portiere, porta vuota, e sulla linea salva Coco, sarebbe stato l'1-0, sempre Salas protagonista in questo avvio di gara. Quando sono passati 4 minuti e 13 secondi, pericolosissima questa azione, sulla linea il capitano Coco Smith ha festeggiato i suoi 34 anni salvando, quindi grandissimo rischio con la protezza, ancora una dall'inizio del match di Salas. Borruto di prima intenzione di punta, ancora Coco, evita che la confusione arrivi dalle parti di Mazzocchetti. Titi Borruto
va adesso alla battuta del calcio d'angolo, invita Tony Dandel, taborda, la conclusione debole, qualcuno allontana, poi arresta la sfera di Civitella, ancora Borruto, l'appena entrato Misael ha respinto poco fa, lo vediamo con la maglia numero 95, mentre gli ospiti hanno in campo in questo momento Salas, Taborda, Caputo e Borruto, oltre al portiere naturalmente Miarelli, anche lui ex Luparense. Salas, azione personale, si lamenta della pressione di Rocchigiani, subentrato poco fa, maglia numero 4, il giovanissimo Rocchigiani, classe 95, tra l'altro c'è anche il fratello oggi in panchina, Alessandro, 19 anni. Perde il controllo Salas, l'unico errore fino a questo momento di una prima frazione impeccabile, sono intanto passati 5 minuti, poco più, 0-0 qui al Pala Santa Filomena di Chieti, gremito veramente di pochissimo pubblico. Attenzione a Salas, ruba palla ancora una volta, bravissimo Cuoco che capisce tutto, le intenzioni del suo avversario, addirittura prova anche a concludere, minutaggio alto per chi è in campo oggi della squadra abruzzese, perché deve fare di necessità virtù. Misael, ragazzo molto interessante, Gonsalves Misael, eccolo qua, 23 anni, fece un partitone con la Lazio contro il Civitella qui, il migliore in campo in assoluto, fece un gol, un assist, comunque il più determinato, il più lucido, un giocatore interessante sicuramente, che però è passato da uno schema a zona, uno completamente diverso come quello adottato, come sappiamo, da Palucci. Bene, ancora nulla di particolare in questa ultima frazione di tempo, è entrato però Onorio, difficile da riconoscere perché, come tutti sanno, ci ha abituati a una non capigliatura, testa rasata, e adesso il tiro violento, immediato da parte di Fortini, giocatore molto interessante, dicevo, della nazionale, Giuliano Fortini, maglia numero 7. Dicevamo di Onorio che invece ha fatto crescere i capelli, cambiato fisionomia, ma è sempre lui, Umberto Onorio, straordinario campione, tanti anni capitano della Luparense, formidabile campione. Adesso col Pesaro, la Luparense, ripetiamo, non c'è più. Bella questa azione di Matteo Horvath, niente male, poi sulla traiettoria però trova Brandao che è appena entrato, maglia numero 30, Martin Diego Brandao. Va Rocchigiani all'esecuzione quando sono passati 6 minuti e mezzo, sbaglia però il Civitella che adesso subisce questo attacco di Onorio che rimette al centro d'anticipo Misael che capisce tutto e impedisce a Brandao di appropriarsi, Brandao che poi è mancuso e ce l'avevano escluso Mancuso, chiediamo scusa, ma l'avevano escluso dalla distinta, e quindi Brandao Marcuso, adesso c'è il giocatore neoacquisto dal Maritime che prende palla, è stato utilizzato da pochi istanti, adesso il recupero di Caputo che però cerca una palla tagliata in diagonale e finisce direttamente fuori. Allontana Rocchigiani, quindi è stata un po' la sorpresa perché non era indistinta, poi ci è pervenuta un'informazione impropria, comunque l'importante è vedere Mancuso, ex Luparense, giocatore eccellente, eccolo qua in azione, veramente concreto, pragmatico, poche leziosità, assoluto spessore, tanto per rafforzare una rosa già estremamente forte. Eccolo qua, Mancuso cerca lo scambio, bravo però
difensore della squadra locale a intercettare, si tratta di Curri, Giuseppe Curri, tra l'altro è un ex Pesaro, maglia numero 10, Caputo, Onorio, non si sblocca il risultato, ma insomma una squadra pericolosissima. Ecco, siamo stati subito smentiti con la prodezza che abbiamo visto da parte del numero 7 Fortini, che alza con una scucchiaiata volante questo appoggio delizioso e sorprende Mazzocchetti. 1-0 dunque, passa in vantaggio l'Ital Service Pesaro, che comunque aveva già sfiorato più riprese il gol quando sono passati 7 minuti e mezzo dall'inizio del match. Dunque ospiti in vantaggio, bel gol di Fortini che ha avuto il tempo di pensare all'esecuzione, ha fatto una scelta giusta e vincente. Perde palla, attenzione Horvat che la va a recuperare, strattona Caputo e c'è la punizione, ma c'è anche il cartellino giallo. Naturalmente la squadra di Palucci fa quello che può. Secondo giallo del match, inevitabile, ineccepibile, fallo su Caputo da parte di Horvat, tra l'altro recuperato in fretta dall'infortunio subito in terra catanese. È stato veramente un disastro dal punto di vista dei pezzi persi per strada per una squadra già debole nell'organico e con numero contenuto, ha perso anche due pezzi per squalifica, ha perso anche Mattei, Horvat, poi recuperato in extremis, ma anche Dudu Morgado. La conclusione viene ribattuta dal portiere Mazzocchetti, poi la sfera termina in calcio d'angolo per l'ingresso anche di Matteus, altro giocatore di qualità, indossa la maglia numero 16. Alla battuta però va Umberto Onorio. Punteggio di 1-0 per gli ospiti che hanno dominato la scena dall'inizio, sono passati meritatamente in vantaggio. Gran botta a volo di Matteus, però colpisce male, non era facile. Squadra che dovrebbe essere comunque consolidata, quella locale, dall'arrivo almeno di un altro giocatore. Si parla di un difensore centrale, potrebbe essere una vecchia conoscenza italiana che giocò diverse stagioni fa, se ricordiamo bene, con la Lazio, dove si mise in luce Alcaraz. Però per ora sono solo contatti, la risposta entro la fine del mese, termine ultimo. Si riparte da Titon per il Civitella. Color Max chiaramente fa fatica a costruire, cosa che tra l'altro in casa è sempre riuscita, soprattutto nella parte iniziale, squadra che aggredisce immediatamente l'avversario, fa respirare. Ma oggi il Pesaro ha tanti elementi, tra l'altro ecco arriva il gol a sorpresa, non vede Miarelli, dice non ho visto Titon, gran botta nel 7, nel primo vero tiro in porta della formazione di Palucci, tiro più pericoloso. 1-1, risultato un po' a sorpresa dopo 8 minuti e 31 secondi per essere esatti, quindi un minuto dopo la rete di Fortini pareggia 1-1 con un gran gol di Titon che ha sorpreso tutti, anche noi non ce l'aspettavamo. Titon ha delle ottime potenzialità, questa è la sesta marcatura, 6 gol in una squadra come Civitella Color Max non sono pochi. Giocatore che ha delle ottime potenzialità, diciamo, soprattutto dal punto di vista della forza atletica, forza fisica, in progressione è difficile fermarlo, e poi scaraventa dei siluri come quello che abbiamo visto poco fa, anche se il portiere Miarelli forse poteva fare qualche cosa. Intanto attenzione, ruba palla a Borruto, però se l'allunga un po' troppo, ma Socchetti copre e chiude. Dicevamo il gran tiro, però ha fatto capire nettamente, tanto Caputo commette fallo, vorrebbe il cartellino giallo, Titon va a reclamare, ma era proprio al limite intervento di Riccardo Caputo. Coco va dal secondo arbitro per la stessa ragione probabilmente, e sì, ci poteva anche stare. Dicevamo che Miarelli era coperto, lo ha detto esplicitamente ai suoi compagni indicando con l'indice i suoi occhi, come dire, non l'ho proprio visto partire, e probabilmente
è questa la verità. Però il tiro era decisamente forte, violento e soprattutto ben indirizzato nel set. 1-1, stato un po' a sorpresa, che nulla toglie però alla qualità del Pesaro e soprattutto a quello che abbiamo già detto, una squadra che sta chiaramente dominando, che ha avuto altre palle gol, tra l'altro un salvataggio sulla linea di Coco, sulla bellissima iniziativa di Salas, che adesso va a recuperare palla, la cede a Taborda che viene pericolosamente in avanti, Borruto si fa spazio, gran botta ma grandissima risposta del bravo Mazzocchetti, riprende comunque Onorio, Taborda ci riprova l'Ital Service Pesaro, lato sinistro dice di no, Vitigno, figlio d'arte, lo ricordiamo, il numero 17 Victor Guimares Falcetta, chiamato Vitigno, figlio di Sandrigno, che ha dato spettacolo sui tempi papà. Attenzione, gran gol, questa volta è Onorio che la prende nel posto giusto al momento giusto e la indirizza nell'angolino, palo e gol, niente da fare per Mazzocchetti, anche lui coperto come era successo al suo collega avversario Miarelli. 2-1 il Little Service Pesaro torna in vantaggio su Civitella Color Max quando scocca il 9 minuto e 40 secondi esatti, risultato che era un po' prevedibile per la qualità e soprattutto l'insistenza con cui il Pesaro ha cercato la via del vantaggio, l'ha trovato, poi è arrivato il pareggio inaspettato di Titon e poi il gol di Onorio che di reti se ne intende. 2-1 per gli ospiti marchigiani quando adesso siamo al decimo minuto esatto del primo tempo. Salas, il taglio viene recepito da Borruto, chiede scusa per essere partito in tempo, si riparte invece da Piero Mazzocchetti, lungo rinvio, cercare Mattei Horvat, spizza di testa ma insomma non può certo impensierire Miarelli, portiere della nazionale insieme con Stefano Mammarella e poi a rotazione tutti gli altri. Nazionale di cui abbiamo parlato prima, proprio a proposito, lo ricordiamo ancora per chi si fosse sintonizzato solo ora, vedrà un altro tecnico, commissario tecnico, cioè Alessio Musti, proprio oggi è stata ufficializzata la notizia al posto di Roberto Menichelli che ha gestito il tutto con alterne fortune. Intanto Taborda recupera palla sul tacco di Horvat, ottimo, scusatemi, di Titon, Horvat va a recuperare d'anticipo bene su Tony Dandel, Coco evita il fallo laterale, si propone Vitigno cercare uomini liberi, non è facile, Coco Smith elude l'intervento di Salas, cerca uomini liberi, non ce ne sono, poco movimento lì davanti, Titon non va in profondità e così è a vuoto il tentativo di assist da parte di Coco Smith. Tony Dandel, adesso Salas, Borruto, Taborda, Salas, Borruto, pressato Misael, giusta la decisione, fallo, terzo fallo, secondo fallo della squadra pesarese contro i tre falli commessi finora dalla squadra di Palusci. Vitigno all'esecuzione, deve dare corto per Coco Smith. Vi ricordo che poi il campionato riprenderà proprio su questo campo perché ci sarà la prima di ritorno con Civitella Color Max che ospiterà l'Acqua e Sapone Unigross per poi andare a Rieti la seconda, insomma un trittico niente male per la squadra di Palusci che comunque recupererà Morgado, dovrà aspettare per il rientro però di due pedine, ancora un po'
entro il mese di gennaio si pensa a quello di Romano, giocatore duttile, interessante, rapido, niente male. Attenzione a questa palla per Curri che tentenna troppo, bravissimo Salas a intercettare, Mirelli evita anche l'angolo. E poi Pierluigi Gagliani che si è fatto male in fase di preparazione, quindi l'intervento. Intanto c'è un fallo evidente di Curri, quarto fallo, rischiato anche il giallo, l'arbitro lo ha perdonato. Time out richiesto da Palucci. Dicevamo per Luigi Gagliani che non è stato sicuramente fortunato, non ha potuto fare l'esordio in A perché nella fase della preparazione si è rotto i legamenti, subito operato, ne avrà ancora per un mese e mezzo, due, prima di poter ricominciare e soprattutto tornare in campo. È quello che ci auguriamo, questo ragazzo di Chieti molto interessante, una promessa, però non è riuscito ancora a esordire. Quindi tutto rimandato, si riprende a giocare. Uno a due qui a Chieti, al Pala Santa Filomena. Tra la squadra del Civitella Color Max, maglia verde sfumata in celeste, e quella in maglia bianco-rossa, e sono poi il bianco e il rosso i colori tradizionali della città, proprio di Pesaro, anche la squadra di calcio è così. Vital Service che sta conducendo appunto di misura, anche se di occasioni ne ha avute decisamente di più. Di fronte alla generosità di un Civitella Color Max che cerca di contenere gli avversari, assolutamente, nettamente più blasonati quanto al roster. Salas due volte cerca di evitare Misel, poi lo fa, la correzione di Tony Dandel viene ribattuta, anche questa è un'altra ghiotta opportunità, qualcuno salva, credo Curri si sia interposto tra Tony Dandel che di punta ha cercato di girare verso la porta, difesa appunto da Mazzocchetti. Ancora il Pesaro che riparte, Borruto cerca da solo, poi gira in direzione di Salas, ancora Borruto, la combinazione con il suo fedele compagno di squadra termina comunque largamente fuori. C'è uno sparuto gruppo di tifosi, una decina, ma insomma stiamo parlando di un periodo particolare, solo pochissime ore a Natale, si gioca a tarda serata e sull'autostrada si sa che cosa si incontra, tutto legato al ritardo con cui la squadra, ma anche i tifosi, un po' tutti sono arrivati qui al Pala Santa Filomena, quindi anche un riscaldamento un po' affrettato per la squadra di Pesaro, comunque non ha certamente altri problemi. Perde palla Borruto anche per intervento di Curri e poi tenta un affondo Misael che conquista, credo, calcio d'angolo, anche se Taborda non è convinto. Manzione opta per la prima soluzione. Sfera data indietro a Coco. Mazzocchetti. Preciso il lancio in direzione di Misael. Però la pressione alta, la squadra biancorossa mette in difficoltà la Civitella che è costretta ad arretrare. Adesso sbaglia l'appoggio Coco. Mancuso che è tornato in campo e che dunque è in campo. E adesso c'è Salas. Ancora Mancuso, cerca spazio, la sua botta violentissima, cosa che conosciamo bene, Mazzocchetti si fa trovare pronto, palla in fallo laterale, appena rimessa in gioco di Salas, o angolo, vediamo, è angolo, già battuto rapidamente, Taborda viene chiuso nella conclusione da Coco e quindi sbaglia il tiro, gli esce davvero male, non era sicuramente facile avendo poco spazio per calciare. Lungo lancio
nel deserto da parte dei giocatori di casa, che stanno offrendo comunque una prova ampiamente dignitosa contro forza dirompente come quella della corazzata pesarese, che attacca con Salas, sicuramente tra i più attivi se non il migliore fino a questo momento. Onorio, autore del gol del 2-1, Mancuso, Onorio cerca la soluzione personale di fronte a sé a Curri, e adesso c'è Taborda, cerca lo scambio, trova il piede di Horvat che si interpone, poi ancora il Pesaro, Salas prova a concludere invece di scaricare su Mancuso, deviazione, palla sul fondo, reclamano per un calcio d'angolo. Anche noi abbiamo avuto la sensazione che l'ultimo fosse stato un giocatore di Civitella a toccare, è stato l'arbitro ingannato da Curri che ha accompagnato il pallone sul fondo, come dire non l'abbiamo toccata a noi, l'arbitro gli ha creduto. Mancuso, Taborda, Onorio, la conclusione fuori misura nettamente. Mazzocchetti, quando mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo, 1-2, ve lo ricordo anche il parziale qui a Chieti tra Civitella, Color Max, Ital Service, Pesaro. Intervento su Titon, fischiato il tutto con ritardo. Quinto fallo, bisogna capire che cosa abbiano fischiato i due arbitri, perché francamente non abbiamo ravvisato alcun fallo, secondo chi vi parla non c'era fallo da nessuna delle due parti. Intanto Mancuso, la buona occasione respinta da Mazzocchetti, rischia adesso il Civitella Casanova perché ha 5 falli su groppone. Titon sorride ironicamente e dice all'arbitro: e io avrei commesso fallo precedente, ma c'è un time out, il secondo di questa prima frazione che vede le due squadre sull'1-2. Civitella Color Max sta contenendo le sfuriate dei biancorossi, del Pesaro che comunque di gol ne ha fatti 2. Vi ricordo solo rapidamente i marcatori: Fortini dopo 7 minuti e mezzo, un minuto dopo Titon, ha pareggiato subito i conti per la squadra abruzzese, ancora un minuto dopo Onori ha riportato le cose con il vantaggio pesarese di +1, quindi 2-1. Adesso mancano 3 minuti e 56 secondi per essere esatti. Diciamo che non c'è un gran pubblico qui al Palasanta Filomena. :20:30, periodo di feste, insomma non è facile riempire temperatura che è quella che è, anche se il palazzetto è riscaldato, però un brivido c'è sempre. Si torna a giocare, torna in campo anche Salas, esce Fortini, rientra anche Taborda sotto la nostra postazione con le immagini di Massimo Lupacchini. Intanto si riprende con il capitano del Civitella, eccolo qua, Coco Smith, diversi anni all'Acqua e Sapone, poi la scelta di ripartire dalla Serie B con il Civitella Color Max, che ha guidato in 2 anni con doppia promozione dalla B alla Serie 2 questo piccolissimo centro del pescarese. Attenzione, gran botta da parte di Misel col suo sinistro, che abbiamo visto anche quando era nella Lazio, traversa piena, quindi 2 tiri, un gol e una traversa per il Civitella Color Max, estremamente pragmatica la squadra del presidente Augusto Recchia. Ha rischiato grosso il Pesaro di prendere il gol del 2-2. Traversa dunque di Misel, di cui abbiamo parlato bene, come diciamo a inizio di telecronaca, ragazzo molto interessante, giovane, 23 anni,
Non c'era niente da fare per Miarelli, come era successo un po' col primo gol, perché la palla si sarebbe insaccata nel 7. Caputo. Taborda. Giocatore completo davvero, Taborda. Attenzione, bella questo slalom. Non altrettanto felice però la conclusione. Questo giocatore che ha diverse qualità. Horvat. Lo sloveno appoggia a Titon, autore del gol con cui il Civitella era riuscito temporaneamente a pareggiare. Coco Smith gira su Titon, che a sua volta scarica al rientrato Rocchigiani. Questo ragazzo tutto abruzzese. È interessante. Difensore, e prova anche col portiere di movimento Casacchina, ci aveva provato anche prima per un brevissimo tratto del match. Gli ultimi due minuti, tenta tutto per tutto per raddrizzare questo parziale, anche se siamo solo nel primo tempo ed è un gol di differenza tra le due squadre. E la conclusione non è male, poi Rocchigiani quasi aggancia, perde il contatto col pallone. L'esecuzione era stata di Matteo Horvat, comunque bravo Miarelli a farsi andare al posto giusto. L'esecuzione invece sul fronte opposto di Salas, che cerca di incrociare, intanto Mazzocchetti era già tornato al suo posto, però il tiro è terminato fuori quando mancano 1 minuto e 40 secondi. Lungo Matteo Horvat, buono il palleggio aereo, buono anche l'appoggio a Titon, pericolosa questa sua conclusione, vivace questa frazione finale del primo tempo da parte del Civitella Color Max, che sembra voler scuotere un Pesaro che si è un po' impigrito dopo aver dominato la scena nella prima parte. Forse un po' troppa sufficienza considerando la differenza di valori in campo di un Pesaro che si sa quando attacca il micidiale. Però il cuore del Civitella sta reggendo per quello che può dare. Due interventi poco fa di Miarelli, una traversa, attenzione adesso all'attacco del Pesaro, c'è una traversa clamorosa di Misael e anche un gol di Titon. Non ci si può lamentare. Attenzione a questo pallone delizioso per Taborda, che viene però chiuso, stretto tra Rocchigiani e Coco. L'idea della regia inevitabile di un certo Umberto Onorio. Però sono scontrati i due giocatori proprio del Civitella, si è tolto di mezzo Taborda e i due elementi locali. Tra l'altro Coco era già acciaccato alla partita contro il Meta San Giovanni La Punta l'altra settimana, il capitano ha voluto essere assolutamente della partita e ha recuperato in fretta. Si sono rialzati tutti e due, buon per Palucci perché francamente dovrebbe chiamare in soccorso il magazziniere, perché c'ha pochissima roba, soltanto ragazzi in panchina dopo le tante defezioni. Adesso mancano 55 secondi alla fine di questo primo tempo. Sicuramente un plauso va fatto alla squadra di casa, che sta reggendo il confronto per quello che può fare contro Pesaro, che può disporre di tantissimi campioni a rotazione, scelta ricchissima, ma la squadra che ha avuto le sue buone opportunità non è riuscita a concretizzare e poi si è un po' rilassata in quest'ultimo frammento di partita. Il buon Pino Marchionne ad asciugare una parte del campo. Papà, tra l'altro, del buon Luca Marchionne, che è riuscito a portare in Serie A2 due stagioni fa questa squadra del Civitella Color Max, che è un prodotto locale proprio di Civitella Casanova. Grazioso paesino della provincia di Pescara. Caputo, riparte il Pesaro che vuole dare una scossa a questo match, ci prova con un affondo Onorio come i bei tempi, pronto però Mazzocchetti di piede, l'angolo dello stesso ex Luparense.
Borruto, bravo Rocchigiani a capire le sue intenzioni e a dirgli di no. Ancora Pesaro in attacco, ma dal fallo laterale. Mancano 29 secondi alla fine di questa prima frazione. 1-2 Taborda, e poi grande intervento di Mazzocchetti sulla girata rapidissima di Borruto, tocco da cobra come si dice. Bravissimo Borruto con la sua rapidità, bravissimo Mazzocchetti a dirgli no, sarebbe stato il gol del 3-1. Pallone lungo per Taborda, Borruto si smarca, bravissimo anche il terzo, bravissimo che diciamo, ma tutto meritato, bravo anche Titon a dirgli di no. Attenzione a Onorio, la conclusione, vorrebbe l'angolo Onorio, ma questa volta non abbiamo avuto la stessa percezione, gli arbitri hanno concesso la rimessa per i locali che devono tutelare questo 1-2 a 14 secondi alla conclusione. Tutto sommato un buon risultato il Civitella. Titon tenta l'assolo, Onorio gli sbarra la strada e guadagna questo fallo laterale. L'ultimo tentativo, 7 secondi ancora da giocare, sembrano pochi, nel calcio 5 in 7 secondi spesso e volentieri accadono cose incredibili. Vediamo un po' se ci rinuncia o ci prova Caputo. Questa azione per Borruto, attenzione il tiro proprio allo scadere, Mazzocchetti dice di no, quindi ci ha provato il Pesaro con un'azione combinata e studiata. 1-2 dunque qui a Chieti tra Civitella Casanova Color Max e Ital Service Pesaro. Ci sentiremo più tardi, vi ricordo soltanto rapidamente i marcatori. Al settimo minuto Fortini per gli ospiti, un minuto dopo Titon per i locali e infine Onorio a 9:40 dall'inizio del match. A dopo. Eccoci al secondo tempo qui al Pala Santa Filomena, subito Titon prende palla, vi ricordo il parziale soltanto per chi si fosse adesso messo in collegamento con noi, 1-2, va giù Horvat che giù rimane, azione continua, Taborda non se n'era accorto, forse un colpo al volto perché quello si tocca, gli arbitri hanno lasciato continuare, sì, è così, poi il tiro di Taborda è stato rintuzzato in fallo laterale. Matteo Horvat è ancora in mezzo al campo e segnala al direttore di gara, il secondo arbitro è stato colpito da una gomitata del suo avversario. Vi ricordo che i direttori di gara sono Manzione di Salerno e Parrella di Cesena. Taborda fa tutto bene, il tiro viene però ribattuto da un'attenta retroguardia, quella del Civitella Casanova che ha fatto tante cose per bene. Tony Dandel, bella la girata, fuori di non molto, però questo Civitella è stato estremamente concreto, due conclusioni insidiose, un gol e una traversa, niente male per una squadra che chiaramente dal punto di vista dell'organico, come abbiamo detto più volte, di gran lunga inferiore rispetto a un Pesaro costruito per vincere tutto quello che può. Sarà protagonista fino in fondo insieme con l'acqua e sapone, attuale capolista solitaria, campione d'inverno e sicuramente qualche altra formazione che è a ridosso della stessa coppia appena citata. Tony Dandel, l'idea è buona, però Matteo Horvat copre bene, poi c'è un intervento falloso di Onorio da un ex capitano storico della Luparense a un capitano attuale come Coco Smith. La fascia la indossa giustamente, la bandiera, il simbolo Tony Dandel, che qualche anno fa stava per passare tra le file del Monte Silvano, se n'era parlato a lungo quando c'era
quest'altra bella realtà che resta nella storia per aver conquistato non solo uno scudetto, una Coppa Italia, ma anche e soprattutto l'unica Coppa dei Campioni italiana. Porta la firma della squadra dell'allora presidente Antonio Ervolino, che salutiamo volentieri. Impresa a cui punterà, se arriverà a conquistare un altro scudetto, l'Acqua e Sapone Unigrossa. Qui è sfuggita la Final Four nel contesto di una stagione da ricordare per la famiglia di Ennio Barbarossa, Nando Barbarossa, una stagione veramente fantastica con 3 trofei, scudetto, Coppa Italia, Supercoppa di recente conquistata. Intanto nessun pericolo per Miarelli, che rilancia direttamente sul fondo perché Mazzocchetti stava per rientrare tra i pali con qualche rischio e qualche brivido. Dicevamo 3 trofei, ma c'è anche un quarto giovanile, campione d'Italia nel settore allievi. Attenzione, buona palla per Misael, che anziché concludere va a dare la sfera ingenuamente a Horvat, che però era coperto da Tony Dander, l'avrebbe potuto fare da solo anche perché aveva il pallone sul sinistro, il suo piede preferito. Misael, per altruismo, come si dice in questi casi, ha sbagliato. Adesso sotto il bravissimo Onorio supera in corsa Mazzocchetti, però poi a porta vuota, era posizione difficile, decentrata, però conclude fuori di pochissimo. Grossa opportunità su entrambi i fronti, la più clamorosa però quella di Onorio, che non ha centrato lo specchio della porta dopo aver superato con un guizzo da campione 2 uomini con un colpo solo, Misael e Mazzocchetti. Si riparte al fallo laterale di Coco Smith. Sono volati via già 2 minuti e mezzo dall'inizio di questa seconda frazione, sempre 1-2 qui a Chieti tra Civitella, che adesso ci prova da lontano con Misael, che ha colpito la traversa all'improvviso nel corso del primo tempo, stavolta nessun problema per Miarelli, e 2 gol del Pesaro. Attenzione però a questa conclusione di Titon, che da buona posizione se la prende con se stesso. Adesso, come avete visto, ha colpito male. Attenzione a Fortino, autore del gol, finisce a terra ma non c'è assolutamente fallo. Giustamente gli arbitri lasciano tirare. Poi malinteso tra Misael e Coco, lo scavino è troppo lungo per il suo nuovo compagno di squadra arrivato dalla Lazio, Taborda. Salas, Tony Dandel, ancora Taborda, Onorio, Tony Dander, si allunga troppo il pallone, ne approfitta Horvat, Salas però recupera, scarica su Taborda che cerca spazi, cerca compagni, Salas cambia lato, Tony Dander viene fermato da Horvat, applaudito in panchina dal suo compagno Dudu Morgado, giocatore preziosissimo, oggi non in campo per un risentimento muscolare. Paluscia ha preferito tenerlo a riposo, 37 anni ma grandissimo giocatore. Attenzione a questo contrattacco, Misael perde il controllo del pallone dopo l'appoggio di Horvat, può recuperare il solito Pablo Taborda, non ci sono sostituzioni se non in questo istante, stanco Onorio cede il posto a Borruto, che torna in campo. Titon, ancora Titon a fallo laterale, l'ex Caos. Bella questa combinazione, Titon, gran botta sul primo palo, ci mette le mani Miarelli dopo l'appoggio preciso di Horvat, che gli aveva preparato questo bolide di destro. Stava per finire nello stesso angolo il crocio dei pali dove aveva colpito nel primo tempo, addirittura quasi da centrocampo, sorprendendo Miarelli, che questa volta è stato attento. Ancora Miarelli, ci mette una pezza, poi corregge Curri sotto misura, alza la palla, un buon Civitella a Casanova in questo avvio di ripresa, sta giocando sicuramente più che bene la squadra di Palucci, che può essere contento. Chiaramente il Pesaro è quello che è, adesso sfiora con Borruto sulla sponda offerta dai suoi compagni di punta, di forza, la palla si impenna di almeno 30 centimetri
rischio, ma insomma si sa che quando il peso raffonda ogni volta è un batticuore per il tecnico Palucci e per i tifosi abruzzesi, che però sono sicuramente pronti ad elogiare la squadra di casa, che sta facendo una gran bella figura davvero. 1-2, parziale minimo davvero, con tante assenze. I ragazzi stanno veramente lavorando bene, merito del tecnico Saverio Palucci, che è anche l'allenatore che ha cominciato l'anno scorso come tecnico, ha appeso le scarpette al chiodo sui 45 anni circa, giocatore generosissimo, difensore purissimo, con la sua bella carriera anche lui con Montesilvano dei tempi d'oro, non lo dimentichiamo. Ha cominciato ad allenare e ha portato la squadra in Serie A. Intanto c'è il retropassaggio che viene sanzionato da Manzione, perché secondo lui nessuno avrebbe toccato il pallone, però è una contestazione piuttosto decisa, contesta anche Colini, veramente c'è un errore arbitrale. Ha sbagliato Manzione e quindi ha concesso, attenzione a questo attacco di Borruto, la botta, bravo Mazzocchetti in due tempi a cavarsela. Palla scodellata abbiamo visto, e quindi bel gesto del direttore di gara che si è accorto dopo le proteste, ricostruendo ovviamente nella sua memoria quello che era accaduto. Non c'era retropassaggio perché l'azione era partita forse dal fallo laterale, ma adesso non ce lo ricordiamo, però Colini così sembrava stesse dicendo. Comunque tutto chiarito e l'arbitro è stato onesto a emendare il suo errore, quindi senza proteste neanche del Civitella Color Max il gioco è ripreso con la palla appunto scodellata. Poi abbiamo visto l'azione pericolosissima con Borruto che si è involato, bravo Mazzocchetti, l'abbiamo già elogiato poco fa. Il recupero col colpo di testa di Coco Smith è servito, è appena entrato Vitigno, eccolo qua, cerca spazio, trova solo avversari, poi tenta di dare a Curri che però non può agganciare ed evitare il fallo laterale. Vediamo il tempo, sono passati 5 minuti e 40 secondi circa di questa ripresa, il parziale di 0-0 della ripresa non si è schiodato, quindi sempre 1-2 tra Civitella Color Max e Ital Service Pesaro, che adesso ci prova con Caputo. Fermato da Horvat, finisce per le terre, rischia Horvat per il fallo. Caputo è anche un po' scivolato, un po' di pressione di Horvat c'è stata e così Civitella ha recuperato palla. Poi Coco viene toccato appena da Borruto, protesta Taborda, forse è stato Taborda, ha agganciato un po', si è arrabbiato Taborda perché probabilmente ha ceduto nella caduta, nella lateralità, ma comunque Coco secondo me è anche scivolato a metà campo, adesso batte questo calcio di punizione, secondo fallo degli ospiti, si è arrabbiato tanto Taborda, è stato comunque sostituito ed è entrato, rientrato Mancuso, è stato poco utilizzato, maglia numero 30, con la maglia numero 30 appunto c'era soltanto in distinta Brandao, Martins, Diego, che però chiaramente ha un nome semplificato in tutto, un nome particolare come fanno sempre i brasiliani, Mancuso, quindi ce ne scusiamo, però non c'era in distinta anche il nome di Mancuso. Ma attenzione a questo attacco da parte di Borruto che prosegue e la insacca, uno contro uno. Borruto non sbaglia tutto questo nonostante il tentativo di Recogiani, che viene anche ammonito giustamente perché ha tentato di trattenere il suo avversario. Torna più due il Pesaro, dunque 3-1, quando prende il pallone il Borruto, Titi Borruto, così in corsa difficilmente fallisce, ha incrociato, niente da fare per Mazzocchetti. Tutto questo quando sono trascorsi 6 minuti e 27 secondi. 3-1 per l'Ital Service Pesaro qui a Chieti, in un momento in cui il Civitella stava giocando comunque bene, però se prende d'infilata l'avversario non lo ferma nessuno, lo conosciamo benissimo. 17esima firma stagionale di Cristian Titi Borruto,
3-1. Mentre stiamo spiegando che appunto i tre nomi precedono quello di Mancuso, che però non era scritto in distinta, oltretutto c'è la maglia sua, dovrebbe essere il 21, invece gioca col numero 30, quindi ce ne scusiamo. Mancuso al suo esordio dal Maritime Augusta, giocatore di prestigio che ha infittito la qualità ulteriore di un Pesaro già fortissimo e che attende ancora, come dicevamo, anche il ritorno di Canal dalla squalifica, giocatore prestigiosissimo, e oggi manca anche Marcellini per scelta ovviamente. Attenzione proprio a Mancuso, palla che filtra, poi Rocchigiani ci mette la pezza dopo che Mazzocchetti aveva smorzato la conclusione. Pennata del Pesaro che chiaramente quando vuole si trasforma, diventa più aggressivo, è stato un po' lezioso nella seconda parte del primo tempo, evidentemente Colina avrà dato delle direttive diverse in questo secondo tempo, quando la squadra biancorossa attacca intanto con un gioco di gambe. Mancuso fa tutto quello che può fare, scaraventa un bolide imprendibile in diagonale dopo aver superato facilmente il suo avversario con una serie di finte e controfinte, poi fa un gol bellissimo, gol del 4-1, e i campioni sono questi, punto e basta. Vediamo solo il tempo, 7 minuti e mezzo spaccati, quindi appena un minuto dopo il gol di Borruto, la firma di Mancuso di cui stiamo parlando e di cui abbiamo, per cui abbiamo chiesto scusa per il malinteso, tanti nomi brasiliani, ma non possiamo ricordare tante premesse per un qualsiasi giocatore, visto che in distinta non era puntualizzato quello che il nome che lo caratterizza, appunto Mancuso. Chiusa questa parentesi, 4-1 pesante adesso il passivo per un Civitella Color Max che, al di là della generosità del suo impegno e anche della capacità di contenere fino alla fine del primo tempo e anche per buona parte della ripresa i termini dello svantaggio, sinceramente non ha potuto nulla sulle due iniziative. Eccone un'altra, attenzione Borruto, è bravo però Mazzocchetti a non cadere nel tranello di allargare le gambe, quindi le chiude nel momento giusto, al punto giusto, e Borruto non riesce a infilare il gol del 5-1. Buona la prestazione di Mazzocchetti, più volte intervenuto salvando, ma insomma anche i suoi compagni più di quello che hanno fatto francamente non possono e né si può chiedere di più. Misael prova anche una finta, si allarga troppo, rimette al centro, l'iniziativa è buona ma Cocco viene anticipato da Onorio. Ancora Mancuso, pericolosamente di nuovo bolide, giocatore che concreto, lo diciamo nella prima frazione, basta che ha uno spazio libero, scaraventa come abbiamo visto poco fa missili, la portata di prima è imprendibile, palo e gol, fucilata autentica anche quella di poco fa Mazzocchetti, però sul palo quello giusto ha detto di no, e adesso addirittura gioca anche con il portiere di movimento, la squadra di Colini. 4-1, squadra che vuole arrotondare il vantaggio, attenzione che ha vinto 7-0 nel precedente turno con la Lazio. Civitella viene invece dalla sconfitta, partita anche quella giocata con tanto cuore, con una serie di assenze tra infortuni ed espulsi. Intanto una gran botta ancora di Mancuso che colpisce il palo interno e la palla sfila sul fronte opposto, si salva il Civitella, evita il 5-1 proprio allo scadere del nono minuto. Ancora Mancuso protagonista, palo nettissimo, fa il pari con la traversa colpita nel primo tempo da Misael. Borruto ruba palla, lo ferma ottimamente Coco Smith. Dicevamo che ha giocato una buona partita sul campo del Meta San Giovanni La Punta nel palazzetto di Catania, 4-2 risultato finale, ma questa è roba dell'altra settimana. Adesso siamo giunti quasi a metà del secondo tempo, il parziale di 4-1 largo degli ospiti che sono fortissimi, ancora una volta lo ribadiamo, contro un Civitella Color Max decimato
e che naturalmente è un organico completamente diverso, ma insomma per una neopromossa va bene anche così, squadra che deve salvarsi prima possibile e lo sta facendo come avrebbe dovuto. Ancora con il quinto attaccante la squadra di Fulvio Colini. Onorio cerca il momento giusto, il varco opportuno, è tornato in campo per gli ospiti anche Mateus con la maglia numero 16. Taborda che indossa la casacchina, eccolo qua Mateus, la combinazione riesce perfettamente proprio con Taborda che si era liberato bene d'anticipo. Coglie impreparata la difesa del Civitella Color Max che adesso sta perdendo per 5-1 dopo 10 minuti e 25 secondi. Il gol di Taborda su bella combinazione con il portiere di movimento, col suo collega Mateus che gli è servito l'assist giusto. 1-5 e adesso si fa davvero irreparabile il match con gli ospiti che si sono limitati, come si dice, nel primo tempo, ma che stanno uscendo fuori non alla grande ma alla grandissima con tutte le potenzialità del caso. Ecco un'altra opportunità, rischio goleada, c'è intanto il tentativo di Onorio che viene ribattuto dal 95, cioè da Misael, che porta come numero di maglia appunto la data di nascita a 23 anni. Caputo anche su alla botta che colpisce in pieno Coco, poi Caputo correttamente manda subito la palla in fallo laterale per soccorrere Coco Smith, lo aiuta anche a rialzarsi. Una carezza di una partita che sembra già largamente in anticipo non avere più storia, col Pesaro che è uscito fuori alla distanza come era immaginabile. Approfitto per ricordare quanto di saliente è avvenuto mentre si è rialzato Coco Smith, verrà restituita la palla. Dopo 4 minuti sulla linea Coco Smith, nel primo tempo ha salvato su Salas, poi è arrivato il gol di Fortini al 7:30, dopo un minuto Titon ha pareggiato provvisoriamente i conti con l'unico gol siglato dalla squadra in maglia verde. A 9:40 Onorio porta sul 2-1 la formazione dell'Ital Service Pesaro, che subisce al 17esimo una clamorosa traversa di Misael, poi nella ripresa 1-2-3 prima di Borruto, al 6esimo, al 7esimo il citato Mancuso e dopo una traversa, dopo un palo colpito lo stesso Mancuso al 9esimo, poco fa Taborda col portiere di movimento e assist di Mateus ha portato sul 5-1 il Pesaro. Eccolo qua Mateus. Salas intercetta parzialmente, momentaneamente Horvat, difficile adesso riorganizzarsi anche perché il morale sarà sotto i tacchi per la squadra di Palusci che ha fatto comunque fino in fondo il suo dovere, decimato com'è e anche con un roster completamente diverso. Ci riprova la formazione di casa col portiere di movimento, la casacchiera indossata da Vitigno, dal giovanissimo Vitigno. Titon festeggiano i coraggiosi tifosi della formazione pesarese, accompagnato alla squadra con tanta fedeltà fin qua il 21 dicembre a quest'ora col freddo e con tutto il resto, però loro ci sono e giustamente fanno quello che è giusto fare in questo momento col 5-1 pesantissimo per Civitella, che però rischia tra virgolette di realizzare il gol del 5-2. Bravo Miarelli a anticipare ad un soffio Andrea Rocchigiani dopo la combinazione con Vitigno. Ci riprova il Civitella coraggiosamente. Titon, colpo di tacco di Misael, niente male come idea, però Miarelli dice di no a Vitigno che era un po' chiuso nella sua posizione decentrata. Bello il tacco di Misael che ha numeri da vendere, l'abbiamo già detto, un ragazzo molto interessante, chiaramente deve ancora ambientarsi, forse la spinta di Onore era proprio al limite, però ci sta. Incornata di Titon, ancora Onorio,
Caputo, Salas, il Ciolito che serve Umberto Norio. Caputo, Salas, Norio, Tony Dandel, capitano, scarica ancora su Norio. Palla tesa troppo lunga in direzione di Riccardo Caputo quando mancano 6 minuti e 46 secondi alla conclusione del match, praticamente finito, anche se 6 minuti sono tanti, però speranze per il Civitella Color Max si assottigliano. Non è questa, come si dice sempre in queste situazioni, la partita da vincere, sono gli scontri diretti quelli che contano di più, anche se poi ha fatto la sua bella figura per esempio qui al Palla Santa Filomena col Napoli, cogliendo un pareggio importantissimo 3-3, anche se il Napoli quel giorno aveva diverse assenze e qualche pezzo in più per la squadra di Palucci, che adesso attacca pericolosamente, ha una buona portata per il Vitigno e il portiere Miarelli gli dice no, poi sulla ribattuta va direttamente fuori, però attenzione al contrattacco da Borda, pericolosamente in avanti da Borda, non aggancia il pallone di ritorno di Umberto Onorio e così si salva il Civitella Color Max. Questa colombella di Horvat che la pensa bene perché il suo avversario era insidiosamente in avanti per soffiargli il pallone, quando c'è di fronte Salas è pericoloso, poi però Coco non ha potuto controllare, così il Pesaro riparte a 6 minuti esatti dalla conclusione del match che vede in vantaggio la squadra di Colini per 5-1. Hanno segnato un po' tutti, o comunque sono nomi diversi quelli che hanno messo la firma su questo 5-1 pesante. Attenzione a Tony Dandel, si inventa un pallonetto che non gli riesce, come ha fatto Fortini nel primo tempo. Salas, gara che continua ad avere poco da dire, però ci aspettiamo ancora qualche spunto interessante su entrambi i fronti. Salas, Borruto, Tony Dandel, si trascina un po' il pallone, poi serve nel vuoto i suoi compagni. Se sono i falli, un fallo soltanto il Civitella, due il Pesaro. Non credo che rischino molto le due squadre, anche se ce n'è ancora di tempo, ma per arrivare a 6 ce ne corre. Mancano 4:44 per essere esatti quando ci riprova il Civitella col quinto attaccante. Vediamo un po' se questa volta funziona meglio. Non c'è neanche calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è stato Coco. Il pallone va beffardamente a infilarsi dietro la rete, è irrecuperabile, quindi ci vuole quello di riserva. Salas, Borruto, Tony Dandel, gli restituisce la palla proprio al limite. Taborda, Tony Dandel, bravo Coco a deviare, poi Borruto proprio sotto la nostra postazione va a recuperare con un bel tocco, qualità questo pallone. Salas, Tony Dandel, viene fermato da Horvat regolarmente, vorrebbe fallo che ci poteva anche stare, ma Mazzone dice ti ho dato il vantaggio, gioca pure. Partita comunque molto corretta, le ammonizioni sono state per aver trattenuto l'avversario perché non sfuggisse, tutte e tre in casa civitellese. Adesso c'è un time out richiesto dalla panchina di Palucci. Gli ammoniti, dicevamo, sono stati finora Rocchigiani, Horvat e Coco Smith per falli molto simili tra loro. Rocchigiani classe 96, non 95 per correggerci. 1-5 questo parziale, che la dice lunga sulla differenza dei valori in campo, senza poter e dover rimproverare assolutamente nulla la Civitella Color Max.
ci mancherebbe. Vediamo il tempo per essere precisi, 3 e 37 da giocare. Dicevamo che si ripartirà dal primo di ritorno con un anticipo, no, non è un anticipo, in effetti forse si anticipa di mezz'ora, alle 18, non alle 18.30. 5 gennaio, la vigilia della Befana, sarà un sabato, proprio a Chieti, il derby, l'unico derby abruzzese tra Civitella Color Max e Acque Saponine Gross. Gara che verrà ripresa probabilmente da Sport Italia in diretta. E adesso si ricomincia per questi ultimi 3 minuti e mezzo. Il Civitella vuole chiudere in bellezza, cercando magari la via del secondo gol, sarebbe il primo della ripresa. Pesaro però chiude tutti i varchi, colpito anche un palo non molto tempo fa, con Mancuso che è tornato in campo in agguato, motore davvero straordinario. Su Titon interviene Borruto, mette il fallo laterale, sorride Borruto che avrebbe voluto per sé questa rimessa, forse l'ultimo a toccare è stato Titon, ma insomma la gara francamente ha preso una piega per cui non c'è bisogno neanche né di protestare né di altro. Borruto ha lasciato correre. Rimessa in gioco da parte dei locali con Titon. Siamo scesi sotto i 3 minuti, 2.50. Scambio ancora tra i giocatori del Civitella Casanova, alla che perviene a Vitigno, intuisce Onorio, poi strano rimbalzo tra i due con una carambola che finisce in calcio d'angolo. L'ultimo a toccare è stato Onorio, che non ha protestato, evidentemente l'arbitro Parrella ha visto bene. Quindi l'angolo già battuto, Mancuso va a rubare la palla e poi la insacca a porta vuota. Bellissima questa azione, capisce tutto Mancuso che anticipa i suoi avversari, riesce ad agganciare a volo, a portarsi il pallone avanti e insaccare. Poi un gioco più semplice a porta vuota inevitabilmente, perché non c'era Mazzocchetti tra i pali quando mancano 2 minuti e 29 alla conclusione. Mancuso non solo un gol, non solo il palo ma anche la doppietta. Gol bellissimo per esecuzione, per intuizione, con il Civitella che si è fatto però sorprendere. 1-6, risultato pesantissimo, magari eccessivo per il cuore che ha messo la squadra di Palucci, ma poi quando ci sono dei fuoriclasse in mezzo al campo fanno differenza anche in termini numerici. Horvat ritarda l'appoggio, Mancuso ruba palla, l'appoggia in direzione di Matteus, la conclusione viene ribattuta in fallo laterale. 2 minuti spaccati in questo istante, 1-6 tra Civitella Color Max e Ital Service Pesaro. Onorio, bello questo taglio, palla incrociata da Caputo che non la mette dentro, e così può ricominciare il Civitella. Adesso si sbilanciano i tifosi del Pesaro che pensano al tricolore. Pesaro 2 anni fa ha ottenuto questa promozione, poi il presidente Pizza ha fatto un capolavoro di squadra, ha messo su da competizione altissima. Tiro di Caputo intanto è stato ribattuto in calcio d'angolo da Mazzocchetti, che ha fatto quello che ha potuto, intervenuto più volte salvando la propria porta, ma per il resto si dovrebbe parlare solo di miracoli. E adesso c'è un tentativo di appoggio da parte di Onorio a Matteus, i due non si capiscono, poco male, partita ormai conclusa da tempo. 1-29, l'1-6 pesantissimo. Vi ricordo ancora le firme: Fortini, Onorio, Borruto, Mancuso, Taborda, Mancuso, per il quintetto marchigiano. L'unico gol per gli abruzzesi porta il segno di Titon, che adesso attacca sulla destra, ancora Titon, e 2 volte Miarelli ha detto di no.
Ma forse un gol lo meriterebbe Civitella, perché ci ha provato a più riprese in questa seconda frazione, è stato protagonista Miarelli, mancata un po' di riuscita sotto porta, ma merito anche del portiere ospite che ha riscattato forse l'incertezza del gol subito, anche se lui ha detto che era coperto. Eccolo qua Michele Miarelli. A meno nel novero dei portieri della nazionale ci sono tanti italiani o solo italiani, e questa è una buona cosa che non può non far piacere. Ultimi secondi di gioco, ce ne mancano 50 per essere precisi. Mateus, Onorio, 1-6 il risultato. Caputo, Onorio cerca di andarsene sulla destra, starà pensando al tiro, poi ci ripensa, torna indietro sui suoi passi, controllato da Rocchigiani. L'anticipo di Titon, pennata d'orgoglio del Civitella fino in fondo, però Onorio ha tanta esperienza, gli ruba palla, si giocano gli ultimi spiccioli di partita e poi Borruto si trascina la palla, però c'è un fallo fischiato con un po' di ritardo, ma fallo c'era. Borruto sorride un po', ma in effetti ha sradicato il pallone dalle mani di Mazzocchetti, era proprio al limite. Comunque non cambia assolutamente la sostanza, è una partita agli sgoccioli, l'ultimo tentativo del Civitella. Rocchigiani, il siluro termina troppo alto e ormai siamo in coda, 12 secondi alla conclusione. Il Civitella Color Max perde questo match con l'Ital Service Pesaro, pronostico ovviamente rispettato. La partita finisce qui, dice Mateus, e si attende solo la sirena di questo match, da cui ci congediamo qui dal Pala Santa Filomena di Chieti, augurandovi naturalmente buon Natale, buone feste, con il risultato che si conclude fraternamente, un abbraccio proprio natalizio, 1-6, vi ricordo ancora il risultato finale, ringrazio Massimo Lupacchini per le riprese, a tutti la buona sera e buone feste, ci si rivedrà agli inizi di gennaio tra il 5 e il 6, tutti i vari incontri. È proprio tutto qui dal Pala Santa Filomena, mi resta soltanto da ricordare il risultato finale: Civitella Color Max 1, Ital Service Pesaro 6. A tutti, buonasera.